qui fanno rigassificatori, fanno pirogassificatori, e andate a vedere le società che gestiranno e costruiranno queste robe qua con i vostri soldi. Sono sempre scatole cinesi, dove dentro c'è gente condannata già per Santa Giulia, dove dentro ci sono delle finanziarie del Lussemburgo, quando poi non finiranno le cose, inquineranno, ci saranno dei danni, dove vai? In Lussemburgo a chiedere a questa gente qua. Ci tengono molto a fare questa struttura enorme e sovradimensionata perché hanno una visione della Valle d'Aosta basata sulle grandi opere, innanzitutto. 225 milioni è un appalto per la Valle d'Aosta enorme, il più grande mai fatto dal 45 ad oggi. Come mai si agitano così tanto gli amministratori? Cosa cambia per loro se i cittadini si esprimono e scelgono un sistema di smaltimento che tra l'altro è più economico di quello che viene proposto dalla giunta regionale? Evidentemente ci sono sotto degli interessi. La mia posizione è del non voto, perché noi abbiamo fatto una campagna informativa importante per cercare di far capire che non ci sono alternative, quindi è una non scelta quella di chiedere di andare a votare per eliminare il trattamento a caldo, che oggi è l'unica situazione oggettiva di soluzione e alternativa alle discariche. Quindi noi chiediamo, rispetto a una non proposta, che ci sia un non voto. Qui si trattava di fare una comparazione, fare uno studio tra il Politecnico di Torino e questi principianti qua, che vanno casa per casa a dire non andate a votare il referendum, che secondo me è un reato. È un reato, perché devi dire andate, votate sì o no. Nel momento in cui invita i cittadini a non andare, il voto non è più segreto, perché chi andrà a votare sarà comunque classificato come appartenente a quel fronte che è contrario alla scelta del pirogassificatore. Per cui la segretezza è messa in gioco. E in una regione piccola come la nostra, nel quale il peso dell'amministrazione regionale, del governo regionale, sulla società e sull'economia valdostana, è facile capire cosa vuol dire in termini di libertà di espressione da parte degli elettori e dei cittadini. Il sistema a caldo è quello che è programmato da quasi tutte le regioni e a livello europeo è quello consigliato. Quindi lei pensa che l'alternativa non sia assolutamente praticabile? Non c'è alternativa. La Valle d'Aosta non fa per esempio la raccolta dell'umido attualmente, da noi l'umido è il 20%. Come si fa a dire che non si può raccogliere l'umido per compostare i terreni in una regione come questa? È volontà di non fare. Il problema è che se si facesse la raccolta dell'umido non ci sarebbe abbastanza materia per giustificare la costruzione del pirogassificatore. Aprite un sacchetto, che cosa ci trovate? Che cosa ci trovate? Plastica, carta, lattine, vetro, si dividono e si vendono, si dà del lavoro. La differenziata fatta così dà a lavorare, dà il lavoro a 100 volte che un pirogassificatore. E poi il pirogassificatore cos'è? Non te lo spiegano neanche, non sono neanche in grado di spiegartelo. È un metodo finlandese. Ma vai a fanculo te la Finlandia!